Ok. Gloria Gloria al al Signore, Signore. Alleluia. pace Gloria del a Gesù Signore, cari Cristo. fratelli e cari Gloria a sorelle, il Dio. Signore vi benedica, amen. È una gioia ben messa Amen. di qui, pace del Alleluia. Signore, amen. Tutti voi qui nel culto, gloria a Dio, e anche voi in diretta, il Signore vi benedica, pace del Amen. Signore, siamo qui in questa nuova Gloria al tuo missione nome, in Gesù. Veneto, Grazie, amen. Gesù. Ringrazio Dio come mi ha mandato qui con la mia cara moglie, gloria a Amen. Dio. Prima di iniziare la predicazione della parola, gloria a Dio, voglio dire che il Signore ci manda per le strade a predicare il Vangelo, perché c'è tanto bisogno. Gesù disse: andate per tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Ringrazio Dio per la chiamata che mi ha dato l'evangelista. Ci sono i cinque ministeri, pastori, evangelista, dottori, ma ringrazio Dio per il ministero evangelistico che mi ha donato già prima che mi sposavo con mia moglie, predicavo il Vangelo per le strade, gloria a Dio. E anche dopo, quando ho conosciuto mia moglie, il Signore mi sta mandando anche con mia moglie a predicare il Vangelo. Ringraziamo Dio anche come ci ha aperto questa nuova porta qui nel Veneto, in questa nuova missione, Chiesa Alleluia, Biblica sì, di Gesù Signore Cristo. Perché Gesù. Chiesa Biblica di Gesù Cristo? Perché ci atteniamo solo a quello che è scritto nella Bibbia, solo alla parola del Signore, perché oggi ci sono tante regole di uomini, ma che sono regole di uomini. Amen. Potete dire amen, ma noi vogliamo Amen. astenerci alla parola di Dio, perciò dico Chiesa Biblica di Gesù Cristo, Amen. perché Gloria a solo Dio. vogliamo credere e fare ciò che è scritto nella Bibbia. Amen. Gloria a Dio, ringrazio il Signore per questa nuova missione qui nel Veneto, come sono qui con tutti voi, per la sorella Lisa, per la sorella Anna, sorella Lorenza, Valentina, anche per quest'altra sorelle care come ci Gloria a accompagnano Gesù, per le strade, grazie Lisa, Signore Anna, Gesù. Lorenza, che adesso non si Gloria a aggiungerà Dio. sorella Anna, e quanti discendenti saranno. Amen. Vogliamo passare al Gloria a messaggio della Bibbia, della Dio. parola di Dio, nel Signore Vangelo di Gesù. Giovanni, se potete alzarvi in piedi davanti alla presenza del Signore. Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Vangelo Amen. di Gloria a Giovanni, Gesù. capitolo 15. Alleluia, gloria Gloria al al tuo tuo nome, nome, Padre Gesù. Celeste. Benedetto, benedetto, Benedici, benedetto Signore è il tuo Gesù, nome. sei santo, sei santo. Alleluia, alleluia, alleluia. Santo è il tuo nome, Signore, benedetto è il tuo nome, Padre. Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dal verso 1, gloria a Dio, al verso 11, amen. Grazie, Padre, ti ringrazio ancora. Oh, Signore, come ti ho pregato ancora, Signore. Ungi la mia lingua, Padre, ungi il mio cuore, ungi la mia mente, Padre, nel nome di Gesù, che sia una parola che viene da te, una parola che ci rianima, una parola che ci rinfresca il cuore, una parola che ci rinfresca la mente, una parola che ci guarisce anche se c'è qualcosa che non va, una parola che ci porta avanti, che ci dà gioia, che ci esorta, che ci incoraggia e anche che ci corregge, perché no, Padre? Alleluia, tu correggi quelli che tu ami. Signore, noi siamo qui davanti alla tua presenza, Padre. Ungi ancora, Signore, la mia vita. Oh, Alleluia. benedici, Signore, ancora la tua parola. Vogliamo ascoltare la tua parola, Signore. Non la parola degli uomini, Signore, ma la tua parola, Padre. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Giovanni, Amen. io sono Vangelo Giovanni. di Giovanni, capitolo 15. Beh, potete accomodarvi. Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Alleluia. Gloria a Gloria al nome del Signore. Dice così la parola: io sono la vera vite, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni traccio che porta frutto lo monda, affinché ne porti ancora di più. Amen. Vangelo di Giovanni, per chi ancora sta cercando, anche per chi è in diretta, Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dal verso 1 in poi. Amen. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Gloria a Ogni Gesù, traccio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni traccio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Voi siete già mondi a motivo della parola che io vi ho annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Amen. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Amen.
potete accomodarvi. Gloria a Dio. Dimorate in me, io dimoro in voi, come il traccio non può da sé portar frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Verso 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Amen. Quanti dite amen? Senza Gesù non possiamo fare nulla. Non siamo nulla. Gloria a Dio. Siamo polvere. Un vapore che poi svanisce, che passa. Alleluia. Verso 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il traccio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Amen. Vogliamo essere discepoli di Gesù Cristo. Amen. Gloria al nome del Signore. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Gloria a Dio. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il comandamento, questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Amen. Fine qui la parola del Signore. Alleluia, gloria a Dio. Molto importante, gloria a Dio, questo capitolo che ho appena letto parla dei tralci. I tralci siamo noi, spiritualmente. Noi siamo i tralci e dobbiamo stare attaccati a Gesù Cristo. Perché se non siamo attaccati a Gesù Cristo, se non siamo in comunione con Gesù Cristo, se non viviamo una vita di preghiera, se non viviamo una vita di lettura della parola, non possiamo portare frutto. Come l'uva e la vigna, se i tralci non sono attaccati bene, i tralci nella vigna, se non li attacchi bene, l'uva nemmeno viene bene. E così siamo noi. Siamo i tralci, spirito. Se noi non stiamo bene attaccati con Gesù Cristo, spiritualmente parlando, se noi non viviamo una vita di comunione, di preghiera, una vita di lettura della parola, non possiamo portare frutto. Anche se veniamo ai culti 3 volte a settimana, anche se diciamo di credere in Gesù, ma se non stiamo attaccati, gloria al Signore, a Gesù Cristo, non possiamo portare frutto. E questo vale prima per me, che lo sto dicendo, prima per me. Se io non sto attaccato a Gesù Cristo, non posso portare frutto. Santo. Amen. Amen. E così vale per voi, per tutti quelli che ascoltano. Gloria a Dio. Gesù disse: io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni traccio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Poi dice: voi siete già mondi, al verso 3, a motivo della parola. Amen. Perché la parola di Dio, fratelli e sorelle, come sapete, la parola di Dio ci santifica, ci purifica. C'è un altro verso sempre che Gesù disse: Padre, santificali nella tua parola, la tua parola è verità. Amen. Come si fa un credente per santificarsi? Vive una vita di preghiera, una vita di lettura, una vita in comunione con il Signore. Così diventi, gloria a Dio, santo. Tu non puoi dire di essere santo e poi vivi nel peccato. Amen. Vivi una doppia vita. Gloria a Dio. Non stai attaccato a Gesù Cristo. Amen. Non stai unito con Lui. Oh, gloria a Dio, fratelli e sorelle. Veramente il Signore vuole un credente sincero, limpido. Gloria a Dio, nonostante i difetti, le mancanze, le debolezze. Ma Dio vuole un cristiano limpido, sincero, che crede veramente nel Signore, che fa veramente un ravvedimento. Io non so tu che ascolti
O voi che siete qui, se veramente hai fatto un vero ravvedimento, se veramente hai fatto un vero pentimento, perché quando veramente un credente si pente con tutto il cuore, Gesù cambia. Amen. Gesù cambia. È impossibile che un credente che si converte e poi non vede un cambiamento, sta sempre male, dice io sto male, io sto male, io sto male. Allora non hai fatto ancora un'esperienza con il Re dei Re. Amen, gloria al Signore. Non hai fatto ancora una vera esperienza. Perché è un vero credente che si pente con tutto il cuore, che si umilia, che chiede perdono a Gesù, che grida. Abba Padre, Padre, libera, ho bisogno di te, lavami con tuo sangue, perdonami, mi pento, mi ravvedo. Lì viene il cambiamento. Se non è venuto, c'è qualcosa che va. Non hai aperto tutto il tuo cuore. Tu dici, ma io leggo la Bibbia, ma io vengo ai culti, ma io credo in Gesù. Sì, la Bibbia dice che anche i demoni credono in te. È scritto nella lettera di Giacomo. Anche i demoni credono in Gesù e tremano. Gloria a Gesù Tutti sappiamo Cristo. dire io credo in Gesù. E chi lo può dire? Tutti. Anche i religiosi, sapete, dicono io credo in Gesù. Ma poi vivono nel peccato. E dobbiamo stare attenti anche per i credenti. Perché Dio vuole un popolo santo! Alleluia, il Signore è santo! Amen, gloria a E dice la Bibbia, siate santi perché io l'Eterno sono santo. Ma tu dirai come, allora come posso fare? Perché è difficile. Io a volte cado, io a volte pecco. Ma il Signore ti dice, non ti preoccupare, tu santificati, stai attaccato a me. Tu sei il tralcio, dimorate in me, verso 4, Vangelo di Giovanni, e io dimorerò in voi. Se tu dimori nella parola di Dio. Perché questo non è un libro come tanti. Questo è un libro spirituale. Gesù disse: l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Ciò che significa che l'uomo non può vivere solo di pane quotidiano, di materiale, ma deve vivere soprattutto della parola di Dio. Tu non puoi leggere solo la Bibbia quando vieni in chiesa e poi a casa non leggi la Bibbia, commetti i peccati, non preghi, no, fratelli, che Dio ci aiuti anche a me. Questo non è una vera vita del credente. Un vero credente prima di tutto deve pregare a casa e poi nel locale di culto. Ma un vero credente deve iniziare da casa sua, nella sua cameretta segreta. Da quanto tempo non ti chiudi nella tua camera segreta? Da quanto tempo non ti chiudi nella tua camera in ginocchi e ti inginocchi davanti a Dio? Amen. Molto importante, fratelli, molto, molto. Io sono la vite, Vangelo sempre di Giovanni, capitolo verso 5, capitolo 15. Io sono la vite, voi siete i tralci. Dobbiamo stare attaccati a Gesù Cristo. E come si può, ripeto, stare attaccati a Gesù Cristo? Leggere la Bibbia, ma non solamente leggerla come un libro normale, sapete, perché la Bibbia si può anche leggere, la leggi come un libro normale e poi non capisci niente. Per dire non capisci niente, perché poi se chiediamo al Signore, Signore, sì, io non capisco. Ma tu, Signore, che vivi in me, mi fai capire la tua parola con unzione. Fratelli, non ci vogliono titoli per capire la parola, non ci vogliono studi, anni accademici, ci vuole solamente l'unzione. Ci vuole l'unzione, fratelli. Se io e voi riusciamo a comprendere la Bibbia, non è per la mia intelligenza o perché ho fatto degli studi, è per l'unzione di Gesù Cristo, fratelli. È per l'unzione di Gesù Cristo, fratelli. È lui che ci dà l'unzione. La Bibbia lo dice. Voi avete l'unzione del Santo e non avete bisogno di nessuno che vi insegni. Perché lui vi insegna qualcosa, lo Spirito Santo. Quindi se tu dici, ma io non capisco la Bibbia, tu chiedi allo Spirito Santo di insegnarti. Chiedi allo Spirito Santo di farti comprendere la parola. Allora, chiedi allo Spirito Santo di farti comprendere la Bibbia. Amen. Questo vale prima per me. Signore, illumina la mia mente. Signore, illumina il mio cuore. Signore, oh, come abbiamo letto prima, senza di te non posso fare nulla. Senza di te non posso
posso nemmeno capire la Bibbia. Senza di te non posso nemmeno pregare. Aiutami tu a capire la Bibbia. Aiutami tu a comprendere. Aiutami tu a pregare a me. Quando facciamo così, fratelli, vedrete che veramente lo Spirito Santo inizia a fare un lavoro nel vostro cuore, nel mio cuore, nei vostri cuori. Ma dobbiamo fare anche noi la nostra parte, ricordatevi. Un vero credente deve fare anche lui la sua parte. E Dio farà la sua. Chi mi cerca, mi trova. Amen. Quanti potete dire amen? Chi mi cerca, mi trova. Ma chi mi cerca? Ma se non cerchiamo Gesù, come facciamo a trovarlo? Se non ti chiudi nella tua cameretta la sera, quando ti svegli, durante la giornata, se non lo cerchi, come fai a trovarlo? Non devi aspettare che viene sempre lui. Può venire anche lui, ma lui vuole che tu la maggior parte lo cerchi. Perché Gesù è un uomo, è un galantuomo, lui non entra sforzato e obbliga ed entra nei cuori. La Bibbia lo dice, io sto bussando, io piccio alla porta del cuore. Chi mi entra, chi mi apre, io entrerò e ce ne ho. Gesù non entra all'improvviso così ed entra nei cuori. Sarebbe bello, Gesù lo potrebbe fare. Lui lo potrebbe fare in tutti i cuori delle persone. Lui entrerebbe nei cuori, tutti si salverebbero, invece no. Dio vuole che noi facciamo la nostra parte. Chi mi cerca mi trova. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ma se tu fai questo passo, fai il primo passo di fede, Dio farà 10.000 passi verso di te. Amen, fratelli. Questo è il messaggio di questa mattina per noi, per me, per tutti noi che ascoltiamo. Il verso 5 sempre del Vangelo di Giovanni, capitolo 15, dice: io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Amen. Senza Gesù non possiamo fare nulla. Senza Gesù, fratello, sorella, tu che ascolti, non puoi fare nulla! No. Non possiamo fare nulla. Possiamo anche fare le cose, ma non sentiamo la sua presenza. Forse non senti la presenza del Signore, anche se sei convertito da 15 anni, da 5 anni, da 20 anni, da 30 anni, da 40 anni. Forse non senti più la presenza del Signore. Gloria. Forse perché ti sei raffreddato. Forse perché non stai più attaccato al Signore. Gloria a Gesù. Non stai più vivendo una vita di comunione. Non stai più vivendo una vita di preghiera. Allora il Signore ti dice: dimora in me. Se uno dimora in me, io dimorerò in lui. Amen. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Verso 4. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Prima dobbiamo dimorare noi nel Signore. Perché altrimenti avrebbe detto, dimorerò in voi e voi in me, no? Dice tutto all'incontro. Dimorate in me, prima dice, dimorate in me e io dimorerò in voi. Gloria a Dio. Gesù questa mattina, in questo giorno, vuole che noi stiamo attaccati a Lui. Gloria a Dio. Vivere una vita santa. Senza santificazione, dice la Bibbia, nessuno vedrà il Signore. Amen. La santificazione, sapete, non è solo all'interno del nostro cuore, ma è anche all'esterno. Tanti credono che la santificazione è solo nel cuore, ma è errato. Perché se leggiamo nella Bibbia, nella lettera ai Tessalonicesi, dice che la Bibbia dice: santificatevi anima, corpo e spirito. Amen. Dice anche il corpo. Gloria. Se avrebbe detto solo anima e spirito, ma dice anche il corpo. Questo corpo di carne anche dobbiamo santificarlo nel modo di vestire, nel modo di parlare, nel modo di pensare. Questa è la vera santificazione all'interno, ma anche all'esterno del nostro corpo. Amen. Gloria a Dio. Senza santificazione nessuno vedrà il Signore. Gloria a Dio. Perché i mondani, le mondane non entreranno nel regno di Dio. Tu dici: ma cosa dici, fratello? Ma chi sei tu a dire queste cose? Non sono io! È lo Spirito Santo, gloria al Signore! Alleluia! Oh, Rabashai, Rabassaia, Rabakanda, Rabakaia! Nel nome di Gesù Cristo, fratelli! Amen. Noi vogliamo, quanti di voi volete santificarvi? Quanti? Alzate le vostre mani! Gloria a Dio! Anche io, Padre, voglio santificarmi. Gloria a Dio. Mi voglio santificare.
aiutami a santificarmi, aiutami Signore a vivere una vita di preghiera, a vivere una vita di lettura della parola, a nutrirmi del libro spirituale, a mangiare il libro. Alleluia, alleluia. Verso 6. Se uno non dimora in me, dice, non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati, fratelli. La parola è chiara, non lo dico io. Se uno non dimora in me, è gettato via. Se tu non dimori nel Signore, sei gettato via. Sei perduto, senza il Signore, sei un morto che cammina, anche se cammina e se in vita, ma non è lo Spirito Santo. Alleluia! Oh, gloria al Signore, Ramashaya! Oh, gloria al Padre, Signore, la mia, ora, Bashara, Ramashaya, ti adoro, Signore. La mia anima ti adora, Signore, la mia anima ti adora, la mia anima ti adora, alleluia, ti glorifichiamo, gloria, gloria, Signore. Verso 7, Ramashaya, se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Vangelo di Giovanni, Gesù. 15, verso 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, gloria a Gesù, domandate quel che volete, shalom, e vi sarà fatto. Alleluia, Padre, aiutaci a dimorare in te, aiutaci a dimorare in te, noi siamo i tralci, tu sei la vite. Alleluia, se dimorate in me e le mie parole, alleluia, alleluia, dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Gloria al Signore. Alleluia. Shikalaba, shikalaba. Oh, santo, santo il nome del Signore. Oh, Signore, noi vogliamo dimorare in te. Signore, io voglio dimorare in te nel nome di Gesù, Signore. Non voglio essere gettato via. Abbiamo letto nel verso precedente, nel verso 6. Se dimorate, se uno non dimora in me, è gettato via come il troccio. Oh, la lavascica, la lavassandra. Sara, che mazzaia! Oh, Signore, non facci buttare via come tralci. Non facci gettare via come tralci, Signore. Amen. Noi vogliamo dimorare in te. Noi vogliamo stare attaccati a te. Tu sei la vite, Signore. Tu sei il Padre della gloria, Signore. Dove ce ne andremo, Signore, come disse Pietro? Signore, da chi ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. Oh, Signore, dove possiamo andare lontano dalla tua presenza? Oh, Signore, dove possiamo andare lontani da te? Solo tu hai parole di vita eterna. Solo tu hai parole di speranza, di vita, di amore, di gioia. Verso 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il traccio e si secca. Poi questi tracci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Che Dio ci aiuti, fratelli, veramente a non essere dei tracci che vengono buttati e poi vengono bruciati. Gloria a Dio, non ci distraiamo, stiamo attenti, ascoltiamo la parola del Signore. Amen. Nel nome di Gesù, amen. Cristo, amen. Che il Signore benedica, amen, ancora noi che siamo qua. Amen. Gloria, amen, a Gesù. Scaccia, gloria a Dio. Male, nel nome di Gesù. Il diavolo ti vorrebbe anche disturbare, quante la predica, ma lo scaccio, sgrido, ti sgrido il Signore. Satana, nel nome di Gesù. Oh, qui c'è solo la presenza del Signore, ci deve, amen, essere. Via male. Dio di tenebra nel nome del Signore degli abissi, sciarava la canda, la staia. Oh, gloria a Dio, Spirito Santo, dimora in me, dimora in noi.
Verso 7, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Amen. Ma quando il Signore ci può esaudire la preghiera? Questo è molto importante, ascoltate. Quando il Signore può esaudire la nostra preghiera? Quando noi dimoriamo in Lui e Lui dimora in noi. Perché noi non possiamo dire, Signore ti chiedo questa cosa nel nome di Gesù e poi non dimori nel Signore. Il Signore non dimora in te. Santo. Allora come può il Signore esaudire quella preghiera? Gloria a Dio. Qui lo dice chiaro la Bibbia, dice, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Santo. Ma se dimorate nel Signore, ma se non dimori nel Signore, se non vivi in presenza con il Signore, se non vivi una vita di preghiera, una vita di consacrazione, come puoi pretendere che il Signore ti esaudisca, anche tu che ascolti? Come puoi pretendere che il Signore esaudisca le tue preghiere se vivi una vita di peccato, se non dimori nel Signore, se non leggi la Bibbia, se non preghi? Come puoi pretendere ciò, fratelli? Non si può. Dio è santo, Dio è un Dio d'amore, un Dio buono, ma Dio vuole che anche noi dimoriamo in Lui, affinché Lui ci dia le cose giuste, le cose necessarie, spiritualmente parlando, spirituali e materiali, ma dobbiamo dimorare in Lui. Gloria al tuo nome. Non so perché sto insistendo su questa cosa, ma il Signore lo sa. Dobbiamo dimorare nel Signore. Tu devi dimorare nel Signore. Non puoi vivere una vita di apparenza, una doppia vita, un piede nel mondo e un piede nella Chiesa. La Bibbia dice non si può servire a due padroni. O servi a Gesù Cristo o servi a Satana. O servi a Gesù Cristo o servi a Satana. Non puoi servire a tutti e due. Non puoi vivere una vita nel mondo. Gloria a Dio. Con le persone del mondo, con le amicizie del mondo. Oh, gloria a Dio, non so perché sto toccando questo tasto, ma lo Spirito Santo lo sa. Amen. Lui lo sa. Lui sa ogni cosa che mette sulla mia bocca. Fratelli, la Bibbia dice, in Giacomo, ora lo leggiamo anche, gloria a Dio, poi ritorniamo al testo di prima. Giacomo, epistole di Giacomo. Oh, Signore, guida tu ogni cosa. Grazie, Signore. Sei al controllo, Signore. Sei l'Eterno, Padre, guidaci, Signore. Alleluia, alleluia, amen, gloria a Dio, glorifichiamo il nome del Signore. Lettera di Giacomo, viene dopo l'Epistola degli Ebrei. Epistola di Giacomo, gloria a Dio. Alleluia, Padre. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Noi ti amiamo, Signore. Tu sei il nostro Re. Tu sei il nostro Signore. Tu sei il nostro Dio. Gloria al tuo nome. Sei il nostro Re dei Re. Sei il nostro Signore. Amen, amen. Sei il nostro Salvatore. Amen. Amen. Quanti credono? Quanti? Amen. Quanti di voi amen. Credete che il Signore amen. È il nostro Salvatore, è il nostro liberatore, alleluia. Lui ci libera dal peccato, lui ci libera dalla morte, lui ci libera da ogni male, alleluia. Alleluia, Rabashika, Rabassanda, Marakinda, Ramagashai, lettera di Giacomo, capitolo 4. Epistola di Giacomo, capitolo 4. Gloria a Dio, dal verso 1, ma il verso che mediteremo sarà un verso in particolare proprio di ciò che stavo dicendo sull'amicizia. Non si può vivere un piede nel mondo. Tu non puoi vivere un piede nel mondo e un piede nella Chiesa. Non puoi servire a due padroni. Amen, amen. Alleluia. Amen, amen. Giacomo 4. Dov'è Giacomo? Dopo l'epistola degli Ebrei, dopo la lettera agli Ebrei, Giacomo 4, dal verso 1 in poi, ma il verso che mediteremo è il verso 4, e poi ritorneremo ai tralci, al Vangelo di Giovanni, capitolo 15. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Gloria a Gesù. Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Oh Signore, aiutaci. Voi litigate e combattete e non avete.
perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, oh gloria al Signore, perché domandate male, per spendere i vostri piaceri. Oh gloria al Signore, il Signore sta parlando, fratelli, concentriamoci, concentriamoci. Dopo l'epistola ebrea, se qualcuno io... Se qualcuno glielo può mettere, no, ci ho trovato 5 Giacomo 4, a me, nel nome di Gesù. Ascoltiamo, non ci distraiamo. Alleluia. Voi desiderate e non avete, amen. Come ho detto prima, tanti chiedono le richieste al Signore, chiedono nel nome di Gesù, ma non ottengono. Perché? Perché o chiedono male, o vivono nel peccato e non dimorano il Signore. Perché se leggiamo dove ho detto prima, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 5, 15, dice: se dimorate in me, io dimoro in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Allora perché a volte le cose non vengono fatte? Perché o si prega male, come dice qui in Giacomo, o perché non si vive una vita di preghiera, una vita di lettura. E se vivi nel peccato, come può Dio esaudirti? Se vivi nel peccato, qui lo dice la Bibbia: se dimorate in me, io dimorerò in voi. Amen. Domanderete quello che volete e vi sarà fatto. Amen. Santo. Giacomo 4, verso 2: voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate in vita, non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete, non avete perché non domandate. Poi dice: voi domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere i vostri piaceri. Poi dice, verso 4: adulteri, adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Santo. Chi dunque vuole essere amico del mondo, Santo, si rende amico di Dio. Che significa questo verso? Questo verso significa che tu, se sei amico del mondo, se frequenti il mondo, le amicizie del mondo, quelli che vivono nelle tenebre, frequenti il mondo, le amicizie del mondo, stai commettendo un peccato, stai commettendo un adulterio spirituale. Oh, gloria a Dio, Signore, aiutaci. Non sapete che l'amicizia del mondo è l'amicizia contro Dio? Fratelli, è la verità. Certo. Fratelli, è la verità. È biblico, fratelli. Non sono le mie parole. Adulteri, adulteri, non sapete che l'amicizia del mondo è l'amicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Noi dobbiamo frequentare e stare in contatto solo con i fratelli e con le sorelle, quelli che amano la parola di Dio. Fratelli, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, disse l'apostolo Paolo ai Corinzi. E il Salmo 1 dice: beato, beato chi legge, chi medita giorno e notte. Dice anche un'altra cosa il Salmo 1, te lo voglio leggere. Salmo 1: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi e non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma è cui diletto nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. È vero, fratelli, qualcuno potrà dire: ma Gesù mangiava con i peccatori, con i... Amen. Gloria a Dio, Gesù mangiava con i peccatori, con i pubblicani, certo. Ma ciò non significa che Gesù mangiava con i peccatori, allora noi dobbiamo frequentare i mondani. Amen. Gloria, dobbiamo frequentare le quelli delle tenebre. Perché Giacomo lo dice: non vi rendete amici del mondo. Sì, li incontriamo per strada, Dio ti benedica, gli parliamo di Gesù, ma non avere un'amicizia che tu ti vedi tutti i giorni con quella persona che non vuole sapere niente del Signore e poi che vive anche nel peccato. Quindi tu stai commettendo un adulterio spirituale. Non so perché sto dicendo queste cose, ma Dio lo sa, per qualcuno è questa parola, per qualcuno sicuramente. Alleluia. Amen. Ma sta ancora in tempo a ritornare nella vigna del Signore. Santo. Stai ancora in tempo a ritornare nella vigna, nella casa di Dio. Non puoi più frequentare il mondo, devi uscire dal mondo. La Bibbia dice: non amate il mondo, perché chi ama il mondo, l'amore del Padre non è lui. Tu non devi amare il mondo. Amen. Non devi amare le cose di questo mondo. Non devi frequentare i mondani. Non devi frequentare le mondane. Oh, Rabaterra, Baia. Tu devi frequentare i veri figli di Dio, i veri servi del Signore. Amen. Gloria al Signore. Santo Signore, alleluia. Grazie a Padre. Questa parola non piacerà a tanti, ma è la verità, fratelli. Amen, amen. Quando mi sono convertito, prima che mi convertivo, io avevo tanti amici come me, mondani,
Ma sapete cosa è successo, fratelli? Senza che nessun pastore mi ha detto nulla, senza che nessuno mi ha imposto nulla, ma stesso lo Spirito Santo, dopo un po' della conversione, ma proprio poco, nemmeno un mese, io abbandonai tutti gli amici del mondo. Santo. Tutti, ma nessuno mi disse niente. Santo. Il pastore non mi disse niente. Già lo Spirito nel mio cuore mi parlava. Abbandonai tutti, fratelli. E lo sapete cosa feci? Prima di abbandonare tutti, andai in una piazza dove frequentavo io, che tutti fumavano, facevano le cose come facevano. Andai a parlare di Gesù. Andai a parlare di Gesù. E tutti loro rimasero così, perché sapevano chi ero prima. E tutti rimasero sconvolti. E io vi parlai di Gesù, per dargli un saluto, anche per avvertirli che Gesù mi aveva cambiato. Certo. Me ne andai, poi andai anche a una festa all'inizio, di 18 anni, sempre all'inizio, anche lì avvertì a tutti. E poi da lì, fratelli e sorelle, io ho abbandonato tutti. Ma ora non me l'aveva detto nessuno. Potevo anche continuare, va bene, tanto io se non voglio fare quelle cose, tanto il Signore mi ha liberato, tanto io mica devo fare per forza le cose che fanno loro. Io frequento con loro, ma non faccio quelle cose. Ma anche ti contamini lo stesso, anche se tu non fai quelle cose, ti contamini. Non c'è comunione tra la luce e la terra. E il Signore, grazie a Dio, mi fece abbandonare tutti. Certo che li amo, posso pregare per loro. Se li incontro per strada, certo che li saluto. Dice, ti voglio offrire un caffè, offrimi un caffè, certo, perché no, ma non posso frequentare tutti i giorni, altrimenti mi contamino, faccio inimicizia, come dice la Bibbia, un adulterio spirituale. Allora tu, non so, forse stai ancora frequentando gli amici del mondo, forse perché sei all'inizio convertito, ma non ti preoccupare, il Signore come ha fatto con me farà con te, frequenterai solo i fratelli e le sorelle. E se loro ti diranno, ma perché ci abbandoni o ci escludi? Dici, perché un giorno capirai perché. Perché la Bibbia mi insegna. Amen. Lo so, umanamente non è facile. Ma il Signore vuole questo, che abbandoniamo tutto. Abbandoniamo il peccato. Abbandoniamo le amicizie del mondo. Abbandoniamo ogni cosa per servire il Signore. Gesù disse, chi mi segue prenda la sua croce e venga. Mi segua. Abbandona, rinneghi se stesso. Tu devi rinnegare te stesso. Amen. Io devo rinnegare me stesso. Ma come si può ciò, a rinnegare noi stessi? A vivere una vita di preghiera, come ho detto prima, di lettura della parola. Noi siamo i tralci. Gesù è la vite. Amen. Nel Padre vignaiolo. Ora bataia, shai, tai, sainta, kamai, gloria al Signore. Io sono la vera vita, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto lo toglie via. Amen. Noi vogliamo pregare stamattina che il Signore non ci toglie via. Dire, ma cosa stai dicendo, fratello? Come il Signore ci toglie? Fratelli, è biblico. Se uno non dimora in me, è gettato via. Se tu non dimori in Gesù Cristo, sarai e sei gettato via. Anche se dici di credere in Gesù. Ma non dimori con il Signore. Non vivi una vita di preghiera, non vivi una vita di santificazione, non vivi una vita di lettura della parola. Oh, re che te ne vegheshai, al suo nome sia la gloria, Cristo vive, Cristo vive. Oh, Signore, anima mia, benedici il Signore, ti adoro, Padre. Alleluia, benedetto il Padre, benedetto il Figlio, benedetto lo Spirito Santo. Amen, gloria al nome. Gloria al nome del Signore, amen, alleluia. In questo è glorificato il Padre mio, verso 8. Che portiate molto frutto. Gesù vuole che tu porti molto frutto. Molto frutto. Non dice portate poco frutto. Molto frutto. E così sarete i miei discepoli. Ecco, chi sono i veri discepoli di Gesù? Coloro che portano molto frutto, perché qua lo dice, verso 8, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete i miei discepoli. Dopo lo dice, e così sarete i miei discepoli, se portiamo molto frutto. Se tu non porti molto frutto, o non porti frutto, o non vivi in comunione con il Signore, non puoi dichiararti un discepolo, perché sapete, i veri discepoli sono coloro che portano frutto. Sono coloro che vanno per le strade a evangelizzare. Quelli sono i veri discepoli. Amen. Quelli sono i veri cristiani. A parole siamo tutti bravi. Nel culto siamo tutti bravi. Alleluia, gloria a Dio. E poi fuori? Lì si vede che rende fuori per le strade.
Amen. Quello è il vero discepolo. In chiesa, anche io, fratello, in chiesa possiamo essere anche io, possiamo essere tutti bravi. Ma Dio vuole fuori. Lì si vedono i veri discepoli, come discepoli antichi che andavano per le piazze, per i mercati, per le strade, amen, a predicare. E così vuole il Signore che facciamo noi, in questo mondo perduto che si sta perdendo. Come fai a dire io sono cristiana, io sono convertita, e poi non vai a evangelizzare? Santo! C'è qualcosa che non va ancora in te. Santo! È un controsenso. Dici io sono cristiana, credo in Gesù, e poi... Non vai a fare l'opera del Signore, ma io non sono missionaria, ma io non sono evangelista, ma no. Gesù disse andate per tutti, Gesù non ha detto alleluia, andate missionari, andate gli evangelisti, andate. Santo. Chiunque ha creduto in Gesù può andare a predicare. Santo. Alleluia, rama scenda la macaia, oh rebechenda la massia, oh scegliete bene che sonda la lasciando. Oh, uscite, uscite fuori, uscite fuori a portare la parola, uscite a seminare il seme, uscite a gettare il pane sulle acque. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Alleluia, ti adoro Padre, ti amo Gesù, ti adoro. Oh, continua a lavarmi, a purificarmi con il tuo sangue. Il sangue di Gesù c'è potenza. Nel sangue di Gesù c'è potenza. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Amen. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Amen. Gesù ci ha amati, prima della fondazione del mondo, lui ci ha amati, prima che tu nascevi dal grembo di tua madre, Gesù già ti amava, amen. Gesù è morto sulla croce per noi, Gesù ha versato il sangue sulla croce per noi che non meritavamo nulla, per noi che non meritavamo nulla, ma lui è morto per noi su quella croce. Alleluia, alleluia. Se dimorate, osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Vedete? Attenzione, non vi distraete, fratelli. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Vedete? Addirittura qui Gesù disse, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Gloria a Dio. Non disse come io ho osservato i comandamenti di me stesso. Qui ci fa anche capire veramente la Deità. Gloria a Dio. Padre, Figlio, Spirito Santo. Perché come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, non dice come io ho osservato i comandamenti di me stesso. Solo Gesù. No, del Padre mio specifica. Chiaro. Padre, Figlio, Spirito Santo, ma un solo Dio benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Certo. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Certo. Anche noi quando preghiamo diciamo Padre mio, Padre celeste, io vengo davanti a te nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Santo Dio. Quando preghi così devi dire. Anche io. Padre celeste, vengo davanti a te nel nome di Gesù. Altrimenti nemmeno lì la preghiera non può essere ascoltata. Non puoi dire Padre, ti chiedo, senza poi dire il nome di Gesù. La Bibbia lo dice, Gesù disse ogni cosa che chiederete al Padre mio, chiederete nel mio nome, non nel nome di altri, non nel nome di Buddha, nel nome di Maometto, nel nome di altri nomi, di altri santi, Sant'Agostino, Pio, Maria e tutti i santi. No, ti richiede nel nome di Gesù, Ravashaya, Ravashaya, nel nome di Gesù c'è potenza, nel nome di Gesù c'è guarigione, nel nome di Gesù c'è liberazione, nel nome di Gesù i demoni vanno via, nel nome di Gesù Cristo Satana va via, amen, quanti dite amen? Amen. Alleluia, gloria al Signore. Verso 11. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia, dice Gesù, la mia gioia dimora in voi e la vostra gioia sia completa. Amen. Fratello, un vero credente deve essere gioioso. Un credente non può essere depresso, abbattuto. È il diavolo che deve essere depresso, è lui che è depresso nel nome di Gesù che si vede sghiti. I credenti devono essere con la gioia, con il primo amore.
Come dice un cantico, la gioia del Signore, la mia forza, sì, la gioia del Signore nel mio cuore. Se senti questa gioia, canta insieme a me. Se senti questa gioia, canta insieme a me. Se senti questa gioia, canta insieme a me. La gioia del Signore nel mio cuore. Questo è credente, con la gioia. Anche il biblico, anche nelle lettere di Paolo dice, siate sempre gioiosi. Addirittura è scritto siate sempre gioiosi, non un giorno sì, un giorno no, un mese sì, sempre, tutti i giorni. È vero, ci sono i problemi, le difficoltà, ma se Gesù vive in te, tu devi avere la gioia del Signore, devi essere allegro, felice, alleluia, anche se non è niente, fratelli, felice, fratelli, anche se non abbiamo soldi, se non abbiamo niente, niente proprio, ma amen. Abbiamo la gioia del Signore, gloria a Dio. È quello che conta, per avere tutte le ricchezze di questo mondo, tutte le case, le ricchezze, tutti i beni di questo mondo, ma se non è la gioia del Signore, a che ti giova? A che giova guadagnare il mondo intero, disse Gesù, e poi perdere la tua anima? A che giova guadagnare tante cose in questo mondo e poi perdi la tua anima all'inferno, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo? Ora, batai, shante, rebe. Ma noi possiamo dire, il Signore ci ha scampati dall'inferno. Amen. L'inferno è un luogo reale, fratelli. L'inferno esiste. E come che esiste? Esiste il paradiso, ma anche l'inferno. Non il purgatorio, come dicono nel cattolicesimo, quello è una bugia, la Bibbia non parla di purgatori. Due sono le vie dopo questa morte, dopo questa vita. O l'inferno o il paradiso. Se credi in Gesù in questa terra, se ti penti i tuoi peccati, se ti santifichi, allora vai con Gesù. Ma se in questa terra, anche se dici di credere in Gesù, ma non ti santifichi, vivi nel peccato, anche se dici che credi in Gesù, andrai lo stesso all'inferno. Questo vale per tutti e anche per me. Allora il Signore ci aiuti questo giorno a santificarci. Amen. Andiamo a lanciare in piedi, che ascolteremo un canto, che poi passeremo una sofferta. Gloria a Dio.